Ora parleremo appunto di improvvisazione, di note melodiche, di ritmicità all'interno delle note melodiche di questo assolo. Partiamo sempre dal ritmo più lento, praticamente quello binario, e farò sia l'esempio con il plettro che con le dita. Userò per ora una pentatonica minore, quindi stiamo su un Mi. Giocando però sulla ritmicità che mi offre questa ritmica. Metterò un po' di drive, questo suono. Ok, facciamo col primo esempio. Vedete il bello della diretta, sentite? I single coil prendono tutta la bella ronza del cono se non mi sposto. Eccoli. Andiamo. Veloce come prima. Più elevata dei tre esempi. Sulla parte, diciamo, con l'accento swing, il secondo esempio un po' più veloce, e qui posso anche mettere un suono decisamente più distorto, più cattivo. Più veloce. La cosa importante è che con l'accento swing possiamo mettere un accento assolutamente terzinato, quindi è molto più facile fare. Oppure.
importante dare una buona impronta nel sound, perché spesso ci si concentra sulla parte fisica, no? Della tecnica e non sul suono. Il suono è fondamentale, perché queste cose che ho fatto, se non avessero un suono di base ben preciso e riconoscibile, non sarebbero tali. E quindi è importante che quando si fa una nota, voglio fare un mi, deve essere un mi, voglio fare un sol, deve essere un sol. Vedremo questa parte conclusiva con l'esempio più rapido, eccolo qua, che può ricordare vagamente determinate cose, per esempio dei Toto, visto che si parla di ritmi un po' shuffle leggermente. Bene, penso che sicuramente ci sarà chi trova interessante tutto ciò e potrà applicarlo. L'importante è pensare piano e poi aumentare la velocità di conseguenza rispetto al risultato che si vuole ottenere. L'importante è mantenere la ritmicità precisa cambiando le velocità, che è una cosa che spesso invece vedo in alcuni video che sento: si perde proprio la leggibilità del sound quando si aumenta la velocità. E questo invece non deve mai succedere, perché la musica in questo senso è anche molto matematica. E poi il sound, che ognuno deve trovare un proprio sound, una propria pronuncia, no? È chiaro che si hanno dei riferimenti, però i riferimenti non possono essere per sempre, devono essere dei riferimenti che uno si porta dentro, ma poi tira fuori il suo sound. Ok? Ciao e alla prossima!